che col web non ha molto a che fare. In realtà il mio primo lavoro è stato un project management sul portale web all'epoca della bolla di cui vi ho parlato prima, Marco Vannicavallo. E quindi la passione per il web è sempre rimasta, però non ci potevo lavorare. Però non ho conoscenze tecniche specifiche, mi arrangio, ma allora ho cominciato a guardarmi in giro. Sapevo che per fare una startup non puoi farmi cose da solo. Io ritengo, poi da teorico dell'organizzazione aziendale, dico, no, dobbiamo già organizzarci per qualche cosa che sia scalabile. E allora ho cominciato a guardarmi in giro, a cercare quelli che potessero essere delle persone che mi accompagnassero in questo viaggio, dei compagni di viaggio, e ho avuto la fortuna di incontrare, peraltro, prima digitalmente, quindi via Facebook, e poi in persona, due persone che sono i co-founder di Sedemau, che sono Davide e Enrico, Davide Dattoli e Enrico Ballerini, che sono i titolari di Vera Farma. Però poi li ho conosciuti, Davide è venuto a trovarmi un lunedì, siamo seduti sul divano, il posto dove lavoro, che si chiama Officina Strategia, un bellissimo divano in pelle, quindi chiacchieriamo un po' più in maniera, e gli racconto di questa mia idea di Sedemau e del fatto che mi serviva qualcuno che mi dovesse aiutare in questo percorso. Io ho detto, guarda, fra 7 giorni, venerdì, vado a fare una cosa, vado a uno startup weekend a Milano, posso usare la tua idea? Fai pure. Allora lì con altre persone hanno presentato l'idea, ho passato il primo taglio ed è stata sviluppata, si è creato un gruppo di persone che in 2 giorni dovevano sviluppare un'idea di business, una specie di approccio grafico, dovevano avere un'idea di come la startup poteva funzionare. Ecco, io devo ringraziare quelle persone che tra l'altro non tutte fanno parte dello staff di Sedemau, altre sono tornate a fare le loro cose, due sono rimaste con me. Perché da lì ho capito che Sedemau poteva essere davvero una cosa fattibile e allora abbiamo cominciato a pensare di farla. Pensare di farla con Davide, appunto, che poteva essere la parte del marketing e Enrico la parte tecnica della startup. È chiaro che però ognuno di noi faceva un'altra cosa. C'è chi dice che per fare la startup uno deve mettersi di testa da mattina alla sera, far solo quello, deve essere lui lo sviluppatore, deve fare tutto. Io non ci credo. Noi invece stiamo sviluppando un modello assolutamente diverso, un modello in cui ci sono 3 persone, io, Davide e Enrico appunto, che hanno competenze diverse, che possono gestire un processo di costruzione della startup. Però per far questo, se non ci lavori direttamente, devi fare qualcuno che lo fa. E quindi è passato un po' di tempo cercando dei finanziamenti, perché solo così potevamo partire. Nonostante quello che dicono di Brescia e dell'arretratezza, eccetera, ci sono industriali bresciani che a queste cose ci credono e ci hanno dato dei soldi. Ci hanno dato dei soldi in cambio di equity, quindi abbiamo dato una quota alla società, sono adesso nostri partner in questa cosa qua, e con questi soldi abbiamo potuto partire, abbiamo potuto cominciare a cercare le persone che potevano collaborare operativamente con noi, perché effettivamente, come qualcuno dice, ma tu cosa fai? Io assolutamente niente, ho avuto l'idea, dopo sarà andato qualcun altro a farla. E allora abbiamo trovato per strada alcune persone che potevano aiutarci. Milo, che è qua seduta davanti, che mi sta girando cortesemente le slide, che si occupa effettivamente del project management e del community management di questa startup. Cosa vuol dire? Vuol dire che lei è quella che fisicamente fa il lavoro di coordinamento e dopo di tutto il digital PR, eccetera, di gestione totale della comunicazione di quella che è Sedemau, di cui dopo parleremo. Andrea, che è la persona che effettivamente ha programmato, perché Enrico Ballerini sì, fa il CTO perché fa figo dire il CTO, che è responsabile tecnico, ma in realtà non fa niente neanche lui, e lì c'è un altro che deve programmare, per fortuna che lo fa l'altro perché è molto più bravo di lui, Enrico, ma... E dopo ci voleva Alessandro invece è il grafico che ha disegnato l'applicazione. E quindi siamo partiti, finalmente si poteva partire, si poteva ragionare sull'operatività. E adesso ci sono stati 3 mesi veramente intensi, da aprile a giugno 2011, in cui hanno lavorato veramente tutti tantissimo, cioè devo ringraziarli tanto perché effettivamente la mia parte di contributo in questa fase è stata assolutamente minima, loro hanno lavorato tantissimo giorno, notte, sabato e domenica, e finalmente però siamo arrivati a qualche cosa, siamo arrivati a qualche cosa perché siamo arrivati al fatto che abbiamo quella che noi chiamiamo ovviamente la versione beta, cioè la prima versione. La settimana scorsa me l'hanno messa sul telefonino, sul mio iPhone,
ed è una cosa meravigliosa, sono contentissimo, funziona, gira, sono stato 2 giorni adesso a una conferenza, poi ho chiesto un'interaction e l'ho fatta vedere tipo a 300% di quelli che passavano in parte, non mi dicevano che bello, e quindi finalmente siamo nella versione beta di questa applicazione. Ve la faccio vedere rapidamente che cosa fa questa applicazione. Per aiutare la mamma sostanzialmente abbiamo creato una bacheca sullo stile di Facebook, però il vantaggio qual è? Il vantaggio è che è solo legato alla famiglia, quindi al massimo abbiamo previsto 10 membri della famiglia, diciamo una famiglia allargata, compresa di nonni e di chi gira intorno alla famiglia per poter permetterci l'organizzazione. Quindi è una condivisione di informazioni molto chiusa, molto legata alle persone che sono americane, quindi possiamo tranquillamente dire tutto quello che vogliamo, condividere fotografie e quant'altro, senza problemi di privacy, eccetera. Abbiamo implementato una funzione che è quella della lista della spesa. Uno dei grossi problemi della famiglia è essere sincronizzati sulla lista della spesa, perché ogni volta che tua moglie va sul mercato ha comprato tutto quello che voleva comprare per lei, ma assolutamente non c'è tutto quello che ti serve. E se tu vai al supermercato dimentichi sempre la cosa più importante, la lista della spesa. Quindi, se noi facciamo una bella lista della spesa che funzioni, che sia facile da usare, che sia condivisibile, aiuteremo la famiglia. E dopodiché abbiamo deciso di implementare il calendario. Quanti appuntamenti abbiamo? Abbiamo la cena con gli amici, abbiamo gli amici, i figli da andare a prendere da una parte, abbiamo i nonni che devono essere curati, abbiamo e mille cose, e qua lo condividiamo. Tra l'altro io qua la vedo dal mio punto di vista, la famiglia dove i piccoli, 3-5 anni, ovviamente non la usano. Immaginate quando i figli cominciano ad avere 15 anni e hanno accesso a un dispositivo mobile, sempre di più avranno per gestire quella che è tutta l'organizzazione. E quindi abbiamo un calendario condiviso. E come ultima implementazione della prima versione beta è il check-in. Abbiamo bisogno di sapere dove siamo, è molto comodo sapere dove sei senza doverci scambiare 15 SMS, ma tu sei arrivato, ma non sono ancora lì, no, ma parti, ma dopo sto partendo, no, o diciamoci dove siamo, condividiamolo tra di noi, è un'informazione sensibile per chi è interessante e interessato, per gli altri no, però a noi serve. E in più tutto questo l'abbiamo fatto in modo che sia easy to use, nel senso che deve essere semplicissimo, la mamma non ha tempo da perdere, non è nemmeno molto tecnologica, quindi non deve addentrarsi in troppi dettagli, non deve sincronizzare niente, cioè l'altro giorno, anzi, scusate, 2 settimane fa, quando ci abbiamo fatto la presentazione di iCloud, ha detto una cosa che effettivamente è quella che dovremmo usare anche noi, it just works. Perché tu semplicemente ti iscrivi, metti la mail dei familiari, a questi arriva l'invito e tu sei sincronizzato con tutti, basta, finito. Ogni volta che inserisci un'informazione, condivisa con tutti gli altri. Non ci sono sottaggi da fare, non c'è niente. Deve essere una cosa semplice, deve essere usata da tutti in maniera semplice. E come funziona? Deve funzionare, deve stare in piedi. Non siamo un'ente di beneficenza, non siamo. Vogliamo guadagnarci, per noi questo è un'attività, gente ci ha messo soldi, ci stiamo investendo tempo, denaro, energie, eccetera, perché vogliamo guadagnarci. Siamo convinti che se tu dai un buon servizio, la mamma si è disposta a pagarlo. Oltretutto, parliamo di numeri che quando vado sull'App Store e mi trovo l'applicazione a 3,99, però se ci pensiamo, ragazzi, è alla fine cos'è un caffè alla settimana per un mese? E se chiedessimo alla mamma $30 per tutto l'anno, ma gli togliessimo un sacco di problemi e le aiutassimo a gestire meglio la famiglia, perché lei che ha questa necessità, cioè il padre non deciderà, il padre dovrà utilizzarlo, i figli dovranno utilizzarlo, lei deciderà che questo invece sarà lo strumento per tenere coordinato. E quindi vogliamo perseguire fortemente questa strada qui della subscription. Qualcuno ci ha detto: ma no, no, mettete pubblicità, fatelo gratuito perché la gente usa solo le cose programmate per pubblicità. Magari prima o poi lo faremo. Spero di no perché non mi piace. Mi piace fornire un servizio, mi piace che la gente riconosca il valore di un servizio e sia disposto a pagarlo, perché allora vuol dire che avevano fatto veramente un bel lavoro. Io pago solo per le cose che ritengo veramente utili. Se avevano fatto un bel lavoro, ce la potremmo fare. E cosa abbiamo fatto nel frattempo? Siccome siamo in beta vuol dire che dobbiamo provarlo. A parte che lo provi, io lo faccio vedere ai miei amici, ma io sono innamorato e quindi non ne vedo difetti, per me è la cosa più bella del mondo. Abbiamo chiesto un aiuto a quelle che sono
indirizzi peggiori, probabilmente, quelli che dovranno usarlo. Quindi abbiamo scelto delle mamme, le abbiamo chiamate tecnomamme perché sono tutte mamme che hanno blog, che sono abituate a gestire informazioni sul web, sono abituate a essere sul web, eccetera. E vogliamo che loro testino, vogliamo che ci dicano, ma non tanto mi interesserà che mi dica Marco il tastino qua funziona o non funziona, ma io voglio che siano feroci nel dirmi, guarda, bella cagata, non funzionerà mai, buttala via. Spero di no, però vorrei che fossero critiche nei confronti del modello, dell'applicazione, dell'utilità che questa può avere veramente nella loro vita. E questo tra l'altro il beta testing comincia lunedì probabilmente, martedì, insomma siamo a giorni, dovrebbe essere forse oggi, comunque siamo a giorni, siamo pronti con la versione, stiamo raccogliendo tutti i dati delle mamme per fare la beta privata chiusa. E adesso che cosa stiamo facendo? Per arrivare qua e per prepararci per quello che sarà il lancio, ovviamente siamo attivi sui social media principali e abbiamo aperto un blog. Tutte queste cose che Milo cura particolarmente. In queste cose cosa facciamo? Parliamo con le mamme, cerchiamo di costruire un rapporto con loro e adesso soprattutto che l'abbiamo preparato ci servirà tantissimo, abbiamo aperto anche dei gruppi privati su Facebook che ci permetteranno di raccogliere tutti questi feedback. Abbiamo deciso che in questa fase soprattutto per farlo conoscere potremmo farlo in tanti modi. In realtà abbiamo deciso che vogliamo parlare pian piano alle mamme e crediamo che questa cosa possa funzionare non tanto perché venga spinta da noi, ma perché le mamme lo recepiscano. Quindi i social media, perché ho intenzione di utilizzarli, è proprio uno strumento di conversazione puro, non vuole essere uno strumento di marketing, non stiamo cercando di vendere niente noi dai social media. Abbiamo chiesto gentilmente a tutte queste persone attraverso i vari canali un aiuto, siamo messi in contatto con una serie di persone per parlare e confrontarci, siamo entrati in un mondo che peraltro per me è immenso rispetto a quello che immaginavo, di conferenze di mamme, di mamme che parlano sul web, è un mondo molto molto interessante, molto molto vario, molto diverso, molto divertente anche. Non più tanto dell'altro giorno abbiamo un gruppo di beta testing delle mamme e qualcuno la prima ha subito chiesto, ma più non sia in sala che non se la prenda, quantomeno non so chi sia, ma perché ci sono dei maschi dentro nel gruppo delle serie mamme? Vabbè, perché ci siamo anche noi, comunque è un'applicazione che non vorrà discriminare nessuno, giusto? E quindi gli abbiamo spiegato che vorrà essere autentico, per dire adesso dico una cosa, ma per me siete mamme è un salvare la famiglia, se la famiglia fosse fatta anche da due persone dello stesso sesso, perché se non abbiamo niente contro, quindi l'importante è che sia utile a qualcuno. E cosa stiamo facendo? Dopo stiamo cominciando a raccogliere un po' di informazioni sul mondo delle mamme, ci siamo imbattuti in una serie di libri molto interessanti. Che le mamme so che si condividono, allora abbiamo deciso di regalarli, di cominciare a avvicinare un po' qualcuno a noi attraverso dei piccoli concorsi, ma in cui abbiamo scelto i libri delle mamme blogger, li stiamo regalando, tra l'altro abbiamo dei risultati anche più di quello che speravamo, nel senso che abbiamo fatto abbastanza in sordina, appunto in maniera molto tranquilla, e come vediamo che le mamme apprezzano. Adesso abbiamo cominciato anche a far sì che il blog diventi uno strumento anche di condivisione di informazioni magari che arrivano dagli Stati Uniti legato al mondo delle mamme che possono essere interessanti, cominceremo anche a passare questo tipo di informazioni. E cosa faremo le prossime cose? Per le mamme che sono in beta testing faremo un meeting, noi riteniamo che su questo io insisto sempre tanto, i social media sono bellissimi perché ci mettono in comunicazione, io attraverso i social media ho conosciuto e dopo ho avuto modo di intrattenere rapporti con tantissime persone, però in un mondo reale io ritengo che l'importanza ancora degli incontri fisici sia e ci sia grande, peraltro il fatto che oggi siano così tante persone qua a Pandora del Salame è un'ulteriore testimonianza, potevate guardarlo tranquillamente via web, in streaming, ma siete venuti di persona, perché qua c'è un vantaggio in più di poter conoscere persone, di potersi parlare, di potersi confrontare. E quindi noi organizzeremo questo meeting a Milano, ma così come intenderemo organizzare diversi punti di incontro con quelle che sono le mamme, volendo trasformare quella che è vita virtuale anche in vita reale. Lavoreremo su Facebook andando a costruire delle applicazioni, delle cose che permetteranno
quasi dopo in un periodo di post lancio di avvicinare, di far conoscere quello che è Sei De Mamma in maniera giocosa, in maniera divertente, in maniera